tanto da rischiare la vita, donna in campo per aiutare le altre donne a dire basta. È la storia di Vanessa Villani. Quando conobbe il suo compagno non poteva immaginare i maltrattamenti e le vessazioni che avrebbe subito e sicuramente non avrebbe mai pensato che il suo convivente, padre di suo figlio, arrivasse a tentare di ucciderla nel sonno mentre dormiva accanto al suo bambino. Era il 2013. Vanessa rimase in coma per un mese e quando si svegliò riuscì a reagire ed è diventata ambasciatrice del telefono rosa Frosinone e operatrice. A differenza del passato che ero solo una vittima di violenza, oggi sono una volontaria del telefono rosa. Mi sento di stare vicino alle donne, a tutte le persone che subiscono violenza e maltrattamenti, proprio perché non si gioca, nessuno ha il diritto di giocare con la nostra vita. A Frosinone il telefono rosa opera da 10 anni, la sede a Ceccano, nell'ex pretura, grazie all'amministrazione comunale che ha messo a disposizione gli uffici. Il centro accoglie e supporta le donne a 360 gradi, 33 le operatrici. Una situazione grave e delicata, circa 400 le donne che si sono rivolte al telefono rosa nel 2018. Donna, quando arriva da noi, è una donna che non ha più stima di sé, è una donna che non si sente più nemmeno donna, è una donna sola. Infatti noi che cosa facciamo? Diciamo sempre a queste donne, aiutaci ad aiutarti, è uno dei nostri motti. Il 90% di quante si rivolgono al centro a figli, un dramma nel dramma, quello dei bambini che assistono alle violenze in famiglia. Il nostro centro ha al suo interno le pedagogiste. In unione con le scuole cerchiamo di aiutare questi bambini, non solo all'interno della famiglia, ma anche all'interno delle scuole, che la violenza assistita appunto è qualcosa di aberrante. Poi ci ritroviamo con ragazzi che nella scuola troviamo il bullismo, è sempre da dove nasce il seme di questa cosa. Diverse le convenzioni, ad esempio con le scuole, parola d'ordine, prevenzione, attivati sportelli di ascolto negli istituti e organizzati stage anche in funzione dell'alternanza scuola-lavoro. Ci sono gruppi di ragazze che vengono da noi e si formano proprio per essere poi loro portatrici nella loro scuola di questo seme di non violenza. E dobbiamo dire che questo risultato lo stiamo avendo. Lo stiamo avendo perché c'è una risposta e c'è una richiesta di fare questo servizio nelle scuole che è in aumento. Un'attività in rete sul territorio, protocolli d'intesa con vari comuni della provincia, con le forze dell'ordine e filo diretto con la questura di Frosinone.